siamo qui ad Oltre Festival, è iniziato oggi. C'è un tempo devastante, io sto sudando. Nel frattempo abbiamo impezzato malamente due ragazzi. Presentati. Sono Giancarlo e non conosco assolutamente questa ragazza. E lui fa il passante di professione, prende soldi. Sì, io passavo di qua e siamo qui per festeggiare un caro amico che salutiamo. Ciao Ullo, dove sei? È il suo compleanno, ho chiesto lui di venire qua. Peccato che non si è presentato, quindi se qualcuno di voi ha visto Ullo, per favore chiamate il 34696. Allora, io sono Mennel Sayed, ho 21 anni, sono una ragazza di origine egiziana e faccio rap e niente, lo faccio anche bene. Io sono Maru, di solito vengo da Siracusa, ma oggi vengo da Bologna. E da quanto tempo suoni, come hai iniziato a suonare? Suono da quando sono molto piccola, perché papà è un musicista, quindi sono un po' cresciuta con gli strumenti musicali a casa al posto dei giocattoli. Da quanto tempo fai rap? Più o meno da quando avevo 11 anni. Ho sempre avuto l'opportunità di suonare su palchi abbastanza importanti. Ho già aperto live di Ernia, Bassimestro, Onore comunque, Noiz Narcos. Speriamo di essere sul palco principale l'anno prossimo, punto a questo. Quali sono secondo te gli step che devi fare per andare nell'altro palco? Allora, fare musica in primis, scrivere un po' di più, essere meno arrogante, però no, scherzo. Scusate raga, qua? Ma questo è essere abbronzato, questo è il mio, questo non è neanche essere abbronzato. Ma senti, scopo... tu sei per metà egiziana, io sono per 90% irlandese. E andiamo anche nel backstage. Proviamo a trovare sia Ullo e proviamo a entrare nel backstage. Esatto. Magari troviamo Ullo nel backstage. Magari sì. Sorpresa! Magari, magari ti ci parli con le cose. Attenzione! Si comunica a tutti i presenti che si rende necessaria a scopo precauzionale l'evacuazione dell'area concerto. Siamo un po' bloccati. Cioè, bestemmiare. A bestemmiare un po'. In realtà non ci possiamo effettivamente muovere. C'è un mezzo tornado. Direi vediamo come evolve. Moriremo probabilmente tutti. Come... Ombrello, scelgo te. È andata male, è andata molto male. Forza. No, no, entriamo. Dai. Oddio, ombrellotto! Abort mission! E la cosa più quotata è che siamo noi che abbiamo portato la pioggia nel momento in cui siamo entrate nel backstage. Volevo chiederti un po' come sei arrivata all'Oltre Festival. Allora, Oltre Festival è una realtà interessante. Mi hanno contattato i ragazzi del Covo. E succede che se sei un artista e suoni a Bologna, prima o poi qualcuno ti nota. Cominci veramente a renderti conto del fatto che puoi avere un mestiere. Immagina anche di parlare magari con qualcuno che invece si sta approcciando adesso al mondo del rap. Secondo te ad oggi è più importante, se c'è una scala di valore, suonare live o magari lavorare sulla comunicazione internet, sui video e su tutto quello che può essere il contornato? Ok, questa è una bellissima domanda. La mia risposta sarà probabilmente cattiva, però in realtà è solo verità. Ad esempio, nel rap esiste una cosa chiamata dissing, che è quando ce l'hai con un artista, fai una canzone in cui dici come mai ce l'hai con lui, lo offendi, ma questa cosa, cioè è una canzone, si registra in studio. Ora purtroppo vanno di moda i social, i dissing vengono fatti tramite storie social, questo mi dispiace perché non è così. La cosa che manca sia nel mondo della musica che nel mondo dei social è, secondo me, in questo periodo particolarmente complicato, penso, un messaggio politico, cioè qualcosa che cerchi di infondere importanza. Nel mio piccolo vorrei tentare di fare anche questo. Se i social sono un mezzo, va sfruttato in un modo o nell'altro, ma va bene così. Il pubblico è più intelligente di quello che sembra e penso che prima o poi si renderà conto del fatto che ci sono alcune fregature dietro i social, ma che hanno un grande potenziale che può essere sfruttato. Purtroppo per ora siamo messi così perché conta molto di più l'immagine piuttosto che il percorso dell'artista in sé, però sono molto meglio dal vivo che su Instagram. E direi che lasciamo qua. Grazie. Vogliamo raccontare un attimino il disagio che si prova nel backstage di un festival.
vogliono la mia morte da domani, perché io ho palpitazioni continue da un po'. Siamo qui solo per vedere più a livello proprio emotivo. Guarda, la presentazione, ragazzi, appena arrivato morto e io adesso morirò. Ullo! È arrivato! Sì, sono arrivato finalmente! Visto che Ullo è così gentile da prestarsi questa sera ai nostri giochi, ora lo faremo diventare un rapper emergente. Insomma, visto che siamo ad Oltre Festival, è anche l'occasione per far venire fuori dei nuovi talenti. Ciao ragazzi! Voi lo conoscete Ullo? Che è uno degli ultimi rapper di Bologna, famosi. No, sinceramente no. Non lo conoscete? Ha suonato prima. Beh, lui tenetelo d'occhio perché è una delle nuove leve comunque. Grazie. Ma voi conoscete Ullo? Che è uno degli ultimi rapper bolognesi. Sto solo aspettando Noiz Narcos. Però allora intanto ti consiglio di andare a sentire Ullo comunque su YouTube se trovi qualcosa, perché è molto molto emergente ma è bravo. Ricordiamocela ragazzi, sono partiti tutti da lì. Da Ullo. Ullo è tutti noi.